casa di Caterina che accoglie questo crocifisso che ha confermato Maria Santissima all'amore del Padre, che ha confermato Caterina all'amore e alla benedizione del Signore, possa davvero guidare anche l'ascolto della parola di Dio e darci anche la origine della risposta obbedienziale a Dio che ci fa. Rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Stare ancora là quando persino gustiamo un momento bello
perché siamo travolti dalla frenesia del vivere quotidiano, che le cose, le situazioni, anche quelle belle, ci sfuggono in un attimo, quanto è difficile stare ancora. E noi siamo davvero più che mai in una cultura del mordi e fuggi. Quando anche viviamo un momento difficile, una sofferenza di un nostro caro, personale, noi preferiamo scappare. Eppure questo stare ancora là, per quanto difficile, è la condizione di incontrare Gesù ancora una volta. Se lui avesse detto, beh, tu che hai fatto? L'ho incontrato alla fine della sua missione. No, sta ancora là, sta al pezzo, sta a comprendere il mistero di quello che è accaduto e ulteriormente si accende qualcosa, un di più, un oltre. E allora chiediamoci, figlioli buoni, ciascuno di noi, se siamo capaci di rimanere nella situazione belle o brutte che ci cambiano, o le vogliamo subito narcotizzare, fare finta di niente, illudendosi che tutto possa magicamente cambiare. E invece, come Maria Santissima, che è un'icona vivente per noi, non tanto per un privilegio astratto, che ci sta in quelle parole che gli sono state date, che non capisce, ma le fa rimbalzare, le fa vivere, le tiene per sé, sapendo che queste aprono e dischiudono un mistero. E è proprio questo stare ancora là che permette di incontrare il Signore che passa, passa nella nostra vita, dà la possibilità di incontrarlo. Dunque, il giorno dopo Giovanni stava ancora là. E qualche cosa non solamente di statico dal punto di vista spaziale, è dinamico, del cuore, della mente, secondo tratto di questo testimone. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. Quindi Giovanni non è distratto, non è inerte, fissa lo sguardo, addirittura l'espressione molto forte della lingua originale, proprio c'è come una focalizzazione di questo dato. Non è una persona che tutto gli passa senza che incontri la sua attenzione e il suo cuore. Se ci pensate bene, noi in genere fissiamo lo sguardo su qualcosa straordinario, di bello, in tutti i sensi, il bello estetico, il bello del piacere umano, noi fissiamo lo sguardo, cerchiamo di lasciarci imprimere in tutto questo. E allora questo fissare lo sguardo su Gesù che passa. Ed è bello perché Gesù che passa, questo verbo, Gesù che passa è espresso al presente, a dire che sembra uno che passa in continuazione. Il Signore passa, figlioli buoni, passa. Il problema è che dove noi fissiamo lo sguardo e quindi non riusciamo a cogliere, perché non stiamo lì, perché non fissiamo lo sguardo e quindi non ci lasciamo coinvolgere da questo passaggio del Signore. Ecco l'atteggiamento importante che ci insegna questa sera il testimone, la capacità di fissare lo sguardo. Possiamo davvero domandarci durante la giornata, nel passare di tante persone, di tante situazioni, su chi fisso il mio sguardo? Su chi pongo l'attenzione del mio cuore? Certo, certo, sulle cose, sulle persone importanti, ma proviamo davvero a dirlo, lo fisso, dove? Dove? Perché dove fisso lo sguardo, ammesso che lo fissi, lì sarà il centro, l'attrazione della mia vita. E poi il terzo aspetto di questo testimone dice, ai gesti, sta lì, fissa lo sguardo, la parola, si accompagna a questa parola che rende esplicita la testimonianza. Perché ci vuole anche il dire è una parola che entra in relazione, che interpreta, che esplicita, non è il silenzio che risolve il problema, ma è la manifestazione di quello che io sento, vivo e comunico. Ed ecco allora questo Gesù, quello che lui aveva scoperto di Gesù. Ecco l'agnello di Dio, dice, è quello che lui aveva scoperto, una cosa che a noi forse passa sopra, perché questa parola, l'agnello di Dio, lo ripetiamo durante l'Eucaristia, ma è una cosa direi piuttosto strana, l'agnello per noi, ma per un ebreo è qualcosa di grandioso, perché questo agnello è quello che quotidianamente veniva offerto
che ricordava la Pasqua, quindi la liberazione, che diventava anche un propiziatorio quotidiano di preghiera. Quindi al tempo stesso quell'agnello probabilmente nel suono aramaico lo identificava anche come Cristo, come Messia, perché c'è un'ambiguità di questa parola aramaica, per cui realmente c'è un concentrato di conoscenza non teorica, esperienziale, rifacendosi a quello che è stato il giorno prima, e di nuovo ti comunico quello che per me è stato Cristo, è quello che mi ha detto. Che mi ha detto? Dici Maria, che ha visto sulla via? Se a noi fosse chiesta che cosa hai visto, che cosa dico di lui, forse se ci viene bene ritorniamo in una formula imparata ma che non serve a nulla. E soprattutto c'è un aspetto, e i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Oh, questo avverbio così è da sbaglio, figlio di cuore, perché non è una semplice constatazione, un dire accademico, ho ripetito, ho ripetuto, o la solita formula, è quel così, esattamente quel così, nel quale le parole che sono magari comunemente conosciute, ma che imprimono la nostra vita, perché magari quel ti amo me lo dice in quel modo unico la persona alla quale io tengo, oppure quell'esortazione me la dice in un modo talmente accalorato, vero, di compartecipazione, che non è semplicemente una realtà, sta sentendolo parlare così. E questo ci fa capire che il testimone non è semplicemente un esecutore, un banditore di una verità, ma di uno che si è lasciato intridere da questa verità. E noi sentiamo quando una cosa è detta con amore, non solo con una convinzione umana, ma come compartecipazione che ha trasformato la tua vita. Quel così fa la differenza. E quei due discepoli, che comunque sia, avevano cercato di fare di questo grande personaggio, il Battista, il riferimento della loro vita, perché era una persona approvata, comprovata dalla penitenza, dalla santità, addirittura per quel così hanno il coraggio di separarsi, perché stanno trovando un di più, un oltre, un qualcosa che realizza la ricerca e il desiderio del loro cuore. Ed ecco allora la responsabilità per noi, che dobbiamo innanzitutto approvarci di questo testimone, annunciarlo come colui che dona la vita per la nostra salvezza, che dà senso alla nostra esistenza. Questo è l'agnello. Lo possiamo noi annunciare in questo modo, o meglio, lo sentiamo che è il mio agnello, in questa categoria stupenda. Ecco qui un aspetto che caratterizza l'esistenza del testimone: annunciare agli altri la gioia di aver incontrato Cristo, di aver trovato lui il senso profondo dell'esistenza. L'agnello, per categoria, per quanto distratta o distante da noi, è ciò che riempie, ho trovato ciò che dà senso al mio cuore e alla mia vita. Non quindi una forma di catechismo, di teorico. E a questo punto c'è un altro passo, credo, è il primo incontro e poi il secondo incontro, a partire dai versetti 38-39, il primo incontro. Su questo innesto, proprio direi come una bomba che può scoppiare, nasce l'incontro. E Gesù dice, si voltò e osservando che lo seguivano disse: che cosa cercate? Allora, come è stato per il testimone, così anche per i discepoli? È Gesù che permette l'incontro. Oh, noi vogliamo essere protagonisti e crediamo di esserlo, e in certi aspetti lo siamo, ma in realtà chi dirige la scena è il Signore. È Lui, ad esempio, che ci ha pensato dall'eternità. È Lui che ci ha messo al mondo, pur nell'amore di persone che si sono volute bene e ci hanno desiderato. È Lui che continua nel progetto unico e irripetibile per ciascuno di noi a dare la possibilità di un incontro che riempie la nostra vita di senso, di gioia. E allora tu poni la condizione, lo segui, ma non hai neanche il coraggio di dire: oh, fermati. No, è Lui che si volta, dice il testo, e osservando che lo seguivano disse: che cosa cerca? Stupendo. Cioè la condizione dell'incontro la crea Lui, si voltò, cioè fa in maniera di
esprimere la sua fede, il suo riconoscimento, ora Gesù si volta. Quanto è bello questo voltarsi. In questo caso il voltarsi indica l'interesse di Gesù, non volta le spalle a coloro che li seguono, non hanno neanche la forza di esprimersi, ma gli è bastato questo pedinamento da lontano per creare la possibilità di esprimersi. Ma non solo si volta, lo osserva anche lui, esattamente come Battista aveva osservato, e di nuovo dice, rende quel voltarsi esplicito in un atteggiamento di confidenza, e dice: che cosa cercate? Stupendo. Viene messo in evidenza il tema della ricerca, che è qualcosa di fondamentale. Noi siamo quello che cerchiamo. Noi realizziamo un desiderio della nostra vita che è una ricerca. Per cui questo che cosa cercate è un'apertura e una chiusura di tutto quanto questo Vangelo di Giovanni, ma direi della nostra vita, sempre, permanentemente. E questo che cosa è un inizio, perché poi si concluderà con un incontro personale, esattamente la stessa domanda che verrà rivolta alla Maddalena, e Gesù ti dirà: chi cerchi, non più che cosa. Perché? Perché la ricerca è indecifrata ancora, non sanno neanche il che cosa e come, gli è bastato intanto per muoversi della fiducia che hanno sul testimone Battista, ma ancora devono chiarirsi. E questo vale per ciascuno di noi, non solamente nell'età di una giovinezza che si fa dirompente, ma sempre e comunque, spesso e volentieri, non dobbiamo focalizzare il che cosa o il chi, perché comunque abbiamo bisogno di una crescita interiore. E allora questo tono della domanda di Gesù non è scostante, è dolce, non è quel tono che magari è piuttosto rabbioso delle nostre relazioni. Mi piace, e qualcosa vuoi? No, non è cari cani, ma attenti, ti tocca muore, è un che cosa che ti invita a entrare in relazione con lui. Capisce che tu devi esplicitare, verbalizzare con la mente e con il cuore il desiderio della ricerca della tua vita. Che cosa c'è? Questa è una delle domande che il Signore fa stasera in modo particolare a ciascuno di noi. A ciascuno di noi, anche a me, che non è retorica questa. Sì, ci dice che cosa stai cercando nella tua vita. Cosa stai cercando? Una volta, ma come sto cercando? Cerco di marcarmi l'assera, devo finire gli studi, devo sistemarmi per questo. Sì, ma che cosa cerchi? Anche nelle relazioni con un altro, che cosa cerchi? E nella relazione della tua vita, che cosa cerchi? Questi hanno il coraggio di rispondere. Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Se ci poniamo attenzione, ogni nostra risposta, ogni nostra parola indica la nostra interiorità. Anche se io dessi una risposta di matematica, tale quale, perché comunque non solamente per quel tratto inevitabilmente psicologico, ma anche nel profondo del cuore umano, come io rispondo e quello che io dico svela la mia interiorità, il mio pensiero. E questi dicono anzitutto rabbi, cioè in realtà anzitutto loro cercano un maestro. Questa parola sappiamo che significa un maestro. Hanno un'idea fissista di un insegnamento, forse è questo nostro. Di nuovo, spesso e volentieri, nell'incontro con Cristo è un incontro di un'idea, di un pensiero, non di una persona concreta, reale, certo, che ha anche una sua dottrina, un suo insegnamento, ma bravi, anzitutto un maestro. Maestro. E allora però ci verrebbe da dire anche noi, quali sono i nostri maestri della nostra vita? Chi consideriamo tali? Intanto questi riescono a sbilanciarci e a chiamare lui maestro. A chi io rivolgo questa parola di maestro? A chi do il mio pensiero, il mio cuore? A chi realmente accetto di consegnare l'ultima parola, non la mia, ma l'altra, perché comunque sia, anche se ognuno di noi può avere un pensiero indipendentista, in realtà ci sono dei maestri che ti guidano, inconscio reale. E allora chi è il rabbi
cioè vogliono entrare in una relazione stretta con lui. Dove dimori? Dove ti posso incontrare? Questo è un parametro stupendo. Quando si incontra una persona e sei interessato a fare di volontario modo, tu desideri subito di sapere dove uno anda. Cerchi un collegamento, che sia un numero di cellulare, che sia un email, che sia quello che ti pare. In quel dove indica il tenere a quella relazione, permettere che quella relazione sviluppi. Ed eccola là, dove abiti. Proviamo anche noi, come Gesù, a rispondere a questa domanda davvero. Dove sono le nostre relazioni più intime se cerchiamo il Signore? E la risposta alla domanda dei due discepoli si concretizza in un invito. È stupendo, il Signore non dà mai delle risposte fatte. Lei deve crescere all'interno della relazione con Lui. Venite e vedete. Venite e vedete. È solamente se tu fai esperienza di Lui, di dove Lui dimora, di dove Lui vive, tu puoi capire e puoi dare il senso alla tua vita in unione a Lui. E talmente vedono dove dimora, dove abita, non solo e non tanto come una realtà spaziale, perché poi questo rimanderà al dove dimora e lui è presso il Padre, capiscono che è una realtà diversa la sua. Loro hanno la forza di rimanere lì e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, no, figlio di cuore. Quando noi incontriamo qualcosa di determinante, c'è una realtà che scandisce il giorno dopo, un inizio del tempo, e una realtà in cui tu sai collocarlo, l'attimo, il momento, il sapore, l'odore, il colore di ogni realtà, rimasero con lui. Questo è l'incontro che noi dobbiamo in qualche modo riuscire a permettere che Dio realizzi in noi con l'ascolto della sua parola. Non più una fede fritta e rifritta, fatta di cognizioni, ma un incontro con una persona che dà senso a tutti gli altri incontri della nostra vita. E talmente questo è vero, che capita e naturalmente il mistero si dilata, perché questo è una forza incontenibile che non innesta più un discorso di un dovere, di un qualche cosa di pesante, ma qualche cosa di dover necessariamente rendere partecipi coloro che tu hai. Ed ecco inizia questa corsa che giunge fino a noi, perché se noi crediamo qualcuno ha fatto questa esperienza, è andato, ha visto, ha dimorato e ci ha annunziato e continua ad annunziarci. Così annunziano ad Andrea, così annunziano a Filippo, poi annunziano a Natanele. E quello che è bello, che ciascuno comunica all'altro quel riempimento che ha avuto del mistero di Dio, che rimane inesauribile. Hanno incontrato l'agnello di Dio, il Battista, hanno incontrato il Messia, hanno incontrato colui nel quale è scritto nella legge dei profeti. Qual è il riempimento della mia vita? Cioè il nostro annuncio a Lui è fondamentale. È bello andare a un'esperienza umana e tutto, quando magari incontriamo qualche cosa di bello, qualunque esso sia, che possa essere un film, con un libro, con un'esperienza, noi la comunichiamo agli amici, alle persone, ci capita di comunicare questo riempimento che Cristo ha fatto della nostra vita. E se questo mi capita, al di là della vitalità, della bellezza o dell'intelligenza, purtroppo penso che siamo davvero seriamente in coma. Chiediamo allora al Signore che ci viene incontro, che ci fa la domanda, di poter anche noi andare dietro e ascoltarlo e dimorare dove Lui dimora. Questo è il tempo, 10 minuti, un quarto d'ora di silenzio su questa parola che abbiamo ascoltato, anche per esplicitare delle domande che dopo possono essere riprese e alle quali anche poter dare una risposta, ma è il tempo in cui davvero ciascuno di noi dà spazio all'azione dello Spirito, perché questa parola non sia una parola astratta, ma sia una parola personalizzata.
Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: come devo fare per avere questo sguardo fissato su di me, su di noi come gruppo? Questa domanda ricorre: come facciamo a fissare continuamente lo sguardo su Gesù di fronte a un uomo, ad un mondo e ad una società che ci chiede, anzi ci obbliga in modo silenzioso, di fissare lo sguardo su altre cose? Di nuovo, questo è un tema che ritorna: Gesù fissa lo sguardo. Dunque, noi fissiamo lo sguardo su ciò che abbiamo, sempre e comunque. Se c'è una persona che ti interessa, fissi lo sguardo su quella persona. Questi sono i processi umani. Fissi lo sguardo non solamente esteticamente sulla bellezza, fissi lo sguardo sul cuore, sulle parole. Fissare lo sguardo significa iniziare un cammino di ascolto, di amore su quella persona. E questo è possibile, fissare lo sguardo su Gesù. Creare anzitutto la condizione iniziale perché questo avvenga. In realtà, se io mi metto dietro a lui e non ho neanche la capacità di entrare, di albettare, anche di una non conoscenza, ma intanto vado dietro di lui sulla fiducia del testimone. Quanti testimoni ci sono dietro di me? Che passano così, scontati o forse non conosciuti. Io mi ci metto però. E quando Gesù mi dice vieni e vedi, cioè io dimoro, noi ad esempio questa sera abbiamo creato una condizione, un'oretta e mezzo, sarà quante ore dobbiamo dire. Però è un modo per cui noi stiamo fissando lo sguardo su di lui. Abbiamo permesso a questa parola di essere riprogrammata, di entrare in noi, riflettuta, fissare lo sguardo su di lui. E per liberarmi dallo sguardo di me stesso, perché oggi c'è una malattia molto seria, che è quella del narcisismo. Non riusciamo ad amare perché amiamo solo noi stessi. E non riusciamo ad amare l'altro perché amiamo solo noi stessi. E l'altro non può essere altro che il prodotto del mio io, della mia persona. Ma se fisso lo sguardo su di lui, recupero me stesso. E non appiattisco me stesso sulle mie idee. Per cui è possibile fissare lo sguardo. Cioè, lasciandoci fissare da lui lentamente mi decento. Ma questo avviene come una realtà continua, perché inevitabilmente ciascuno di noi sente subito immediatamente le proprie necessità, i propri impulsi, le proprie sensazioni, le proprie necessità. Chi mi porta a espropriarmi di me stesso? È lui che mi libera da questo io. È lui che mi libera e mi fa possedere. Spesso con lui abbiamo una relazione conflittuata, ma se ci fidiamo di lui realmente ci liberiamo da noi stessi. E questa liberazione è esperienza di libertà e di gloria. Io credo profondamente che le nostre relazioni diventano significative, anche quelle grandi, uniche, come una relazione iniziale, solamente se si fissa lo sguardo su di lui. Ci renderà capace di essere dono dell'altro e accogliere l'altro come dono di Dio. E quel giorno rimasero con lui. Mi capita spesso di voler prolungare quel giorno, quell'occasione in cui la sua presenza è forte in me. Come raggiungere questa meta? Questo è molto bello. È un'esperienza della vita spirituale. Pensate a Pietro, Giacomo e Giovanni. È bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Ci sono delle esperienze belle, umanamente, che uno, stando a quello che disse una creatura più cara, vorrebbe riavvolgere il nastro. E ritornare a quelle esperienze, che quelle esperienze rimangano in modo permanente. Ma il Signore vuole che noi ci scrolliamo anche da questi momenti, non per privarci di questa gioia, ma per consegnarcela in un modo ancora più grande, un oltre. Pensate alla grandezza dell'esperienza di Cristo risorto rispetto all'esperienza della trasfigurazione del Monte Tabor. È tutta un'altra cosa. E così, nel modo in cui io desidero di permanere in quell'esperienza, in quel giorno,
questo diventa una realtà germinale. Mi viene in mente quello che Gesù dice al capitolo 10 del Vangelo di Luca a Marta, che si affanno nell'ospitalità di Gesù e rimprovera la vagabonda Maria che sta in ascolto del Signore, di Gesù. E Gesù gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti affanni per molte cose, ma una cosa è la migliore. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. E c'è, sarà tolto l'ascolto, perché di lì a poco Gesù continuerà la sua strada, ma quell'esperienza grandiosa germinerà in lei, in un desiderio. Per cui quello che è accaduto e accade di bello e che noi vorremmo trattenere è una realtà che mi viene data in un modo ancora più grande se mi fido di lui. E quindi non è semplicemente la nostra, una nostalgia di un passato che è stato, che nel momento magari non c'è più, ma fidandoci di Dio c'è qualcosa che sarà ulteriormente dato, proprio come desiderio di quella realtà che si sta facendo. Per cui è grande questo. Nel momento in cui io sento la nostalgia di lui, lui già è vicino a me più di me stesso. Sì, vedete, anche questo è bello, come continuare a stare con il Signore. Come faccio a vivere la mia vita non sentendomi stracciata, staccata da lui, felicità eccetera. Vedete, di nuovo la mia vita, questo pronome possessivo, o aggettivo possessivo, la mia vita, sì, è la mia vita, ma la mia vita diventa mia vita nella misura in cui è una vita che vivo io, altrimenti è sempre un conflitto. Mi accosto al Signore per portare Lui a me, sia fatta la mia volontà. Ma se credo che Lui mi ha amato e mi ama e pensa per me un progetto ancora più grande di quello che io posso me stesso, io mi fido di Lui, vuoto di Lui, non mi lascio rinchiudere nei miei progetti. Allora la mia vita sarà mia nella misura in cui la consegno a Lui. E questo possessivo è drammatico per noi. Il Signore dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi la perde? La perde per me, per il Vangelo la troverà. E attenti, non è semplicemente farsi perdere frate e suore, perderla, perché anche amare significa perdersi nell'altro. Apparentemente perdere, ma in realtà mi trovo, non è semplicemente qualche cosa di una condivisione a metà di un cammino. Perché oggi non siamo più capaci di restare ancora là nei momenti belli, ma anche nei momenti più difficili della nostra vita. E noi non siamo super uomini o super men, siamo persone che a volte scappano, che a volte fuggono, tale è successo per Pietro, per gli apostoli, ma poi con la forza dello Spirito, è la seconda lettura di oggi, bellissima, tutto posso in colui che mi dà forza. Senza di lui non andiamo da nessuna parte. Io vorrei che il Signore ci facesse questo dono, ma non lo possiamo dire, ma di fatto non ci si crede, perché siamo forti della nostra intelligenza, del nostro calore affettivo, del nostro cuore, ma senza di lui tutto questo non vale nulla. E allora non è che questo ci preserva dagli errori, dai limiti, dalle debolezze, no, ma lui si innesta in noi, ci innerva della potenza del suo Spirito che ci rende capaci di camminare e di ritornare sui nostri passi, sulle nostre fughe, in continuazione. Per cui la nostra vita è assalto, non è semplicemente un'ascesa armonica, dolce, è così. E non mi devo sbarrire, perché se sono con lui, lui è capace di riprendere. Come si fa a chiedere a Gesù dove dimora e quindi andare con lui? Molto bene. Come si fa? Sì, come si fa dove dimora? Ascoltando il testimone, proviamo a dirci chi sono le persone che io ritengo testimoni della mia vita. Sono degne di fiducia. Oppure io credo di essere all'inizio del tempo e della storia, per cui me la dico e me la fo da solo, dando dal lato del mio sapere, dell'insipiente a chi che sia, ai genitori vecchi, al prete, al
al catechista noioso, eccetera. Ma eppure io credo che il Signore non fa mai mancare nel giardino della nostra vita dei testimoni, che non si sostituiscono a me, mi dicono, mi dovrebbero dire, ecco la mia condizione, ti dico quello che è per me, non è tutto, ma su questo innesto tu puoi andare dietro di lui. Non puoi andare dietro di lui che è la parola, dietro di lui che è l'Eucaristia. Questo è, e non le fa mancare il Signore. Cerco la dimora di Dio, a volte mi sembra che sia così lontana, da chiedermi se alla fine sia davvero là o ci sia davvero. Dicono che dimori in ognuno di noi, ma non riesco a sentirlo. E questo è il cammino di fede, serio. Il problema è che spesso e volentieri noi lo cerchiamo dove lui non è. Lo vorrei trovare così come me lo immagino. Invece lo trovo magari in un corpo ferito, vulnerato, crocifisso. Ma lui c'è, nel momento in cui io lo cerco, lui non si distanzia da me. Già la ricerca è desiderio di amore, molto vicino a me, anche se non lo vedo. E questo non ci deve smarrire, perché noi vorremmo tutto e subito, ma non è così. Il cammino della fede è sorprendente, a volte si cammina davvero nel buio, ma fidandoci di lui. Camminate mentre avete la luce, dice Gesù, perché la notte non vi corda di sorpresa. A volte la notte corda, cioè non capisco quello che vivo, le situazioni, le circostanze, ma se lo cerco e l'ho cercato, io mi fido di lui, di me stesso. E so che al di là dei tempi che non sono mai miei, lui non si farà tardare a sentirsi, a farsi sentire dentro. Questo è il cammino di una vita. E se quello che cerco io non è quello che vuole lui, bellissimo. E se cercassi ciò che vuole lui, ma con mezzi sbagliati, non riusciremo con quello. Bellissimo, questo è quello che stavo appunto dicendo. Anche la ricerca è qualcosa che appunto deve essere finalizzata, non è un po', è un po' quello che vi dicevo. È stupendo e consolante che stavano accanto a lui, hanno provato la fame, la sete e tutto, ma alla fin fine cercavano la gloria. Pensate, siamo appena una settimana forse dal mistero della sua morte, i due, Giacomo e Giovanni, si presentano e anzi, stando l'evangelista, li mandano avanti la mamma perché sa che Gesù è un tenerone nei confronti delle mamme. Voglio che tu ci faccia i figli quello che ti chiedono. Che cosa volete? Stare a destra e a sinistra del re, cioè vogliono un potere, sono disposti a sacrificio e tutto, ma vogliono potere. Non ci hanno capito nulla, ancora. Non ci hanno capito, ci staranno, ma alla maniera di vivere. E così anche per ciascuno di noi. E lui cambia i nostri piani, i nostri desideri, ma l'importante è starci, ci fa maturare all'interno e ci fa capire quanto siamo stolti nelle nostre domande, nelle nostre ricerche. Tutto questo, vedete, è bello questo che ritorna. Com'è possibile stare ancora là se la vita si mette nel mezzo e cambia tutti i tuoi piani? Come si può rimanere con lui in questo tempo così caotico, dove bisogna dare risposte immediate e non si può perdere un attimo perché altrimenti ti ritrovi indietro? In realtà partiamo dal principio che è lui che sta con noi più che noi stiamo con lui. Se io percepisco questo, allora capisco che non sono io l'artefice di me stesso, creo la condizione e mi fido di lui. Ma che altra domanda ce l'abbiamo? È soltanto una. Che cosa è giusto cercare, come facciamo a sapere dove dimora il nostro lago? Vedete, questo è qualcosa che noi vorremmo subito apprendere, ma è stando con lui, venite e vedete, stando con lui.
spazio, tempo a lui. Bisogna dare questo spazio, questo tempo. E allora lui entra nel nostro cuore. C'è quella icona bellissima dei discepoli di Emaus. Non ci battiva il cuore quando lui ci parlava. Questo battito del cuore è lo spirito che abita in noi, creando la condizione della sua parola, che guida la nostra mente, fa battere il nostro cuore. Se io non do questo spazio di amore, non creo questa condizione, non riesco ad avere un programma se non partendo da me stesso. Ma guardate, è vero, io vi garantisco che è vero. Chi ascolta il Signore, anche se non ci capisce nulla, è indecifrato, ma gli dà lo spazio, il tempo, il Signore si fa presente. Non in forma oracolare come vorremmo noi, subito, ma si fa presente. E ti rende capace di leggere quello che ti accade nella tua vita e di far proprio anche quello che a volte è il successo, la debolezza, e di non sentirti non amato, il brutto anatropo, anzi di sentirti davvero nel cuore di Dio. Questa è una domanda importante. Come si fa?
mie rabbie, le mie vendette, beati i pacificatori, che fanno tutti fuoco nelle divisioni? Come faccio a sapere? Lo faccio accostandomi a lui. Quando te senti dentro di te montare la vendetta per la famiglia che c'è stata o perché qualcuno ha giocato su di te, sui tuoi sentimenti, eccetera, e vorresti vendicarti, il Signore dice, a me la vendetta, lascia fare. Allora come usi i tuoi sentimenti? La gelosia, l'invidia, il possesso, è la parola che mi evita a dover fronteggiare questo, a volte a prendere tutto questo anche come umiliazione, ma non permettere che questi mi dominino. È lui che mi dice. Se però naturalmente non ho il confronto con lui, io sono ragione di me stesso. E basta. È la famosa pancia, quello che sento, l'immediato, anche in un modo irriflesso. C'è un caso molto bello, nel capitolo secondo, la fine del capitolo secondo, la prima lettera è questa. Dice che noi, gli spirituali, nel senso che abbiamo lo spirito, non siamo giudicati da nessuno. Non è una protervia, perché noi abbiamo la mente di Dio, perché abbiamo il pensiero di Cristo. Se, ecco perché Paolo dice, ad esempio, nel capitolo 12 della lettera Romani, lasciatevi trasformare rinnovando la vostra mente per saper discernere ciò che è buono e giusto per Dio. La mia mente deve essere uno strumento, sì, ma bisogna che questa mente, questo lume, questa luce sia illuminata dal Signore, dalla potenza dello Spirito. Ho bisogno di Lui, perché da solo, per quanto posso essere intelligente, non arriva a capire il mistero di Dio. Allora ecco perché lo dobbiamo chiedere con la preghiera, e allora per permettere al Signore di guidare la nostra vita in questo modo. E la vita, la vita. E vi attenti, figlioli buoni, il parametro di Dio è diverso dal nostro. Padre, dice il buon Vangelo di Matteo, nelle parole di Gesù, ti benedico perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate a piccoli. Quel piccolo non significa deficiente. No, ma chi realmente vive la piccolezza dell'esistenza e non crede di essere artefice di se stesso. Io ricordo, nessuno di noi è artefice di se stesso, anche se dobbiamo mettersi in gioco. Se io percepisco questo, allora la mia vita sarà una vita davvero grandiosa, altrimenti meschina, qualunque sia il livello al quale io arrivo. E questa è la grandezza di Dio, il piccolo l'umile ha le chiavi del regno. Colui che è chiuso in se stesso, nella sua mente, non riesce a capire come l'amore si debba esprimere in una croce. Ringraziamo il Signore per questa preghiera. Qui c'era una che era quasi una preghiera. No, non c'era, non ci sono. Concludiamo l'appuntamento di questa sera, ci alziamo in piedi.
per una serie di situazioni che riguardano la spiritualità privata, che insieme in quest'anno nel quale la Santa Chiesa celebra il Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Come si fa a stare con il Signore Gesù? Questo forse è un modo di diciamo attraverso il quale i vostri padri, i vostri padri, ti hanno messo in mano uno strumento che potete uscire. Alla fine la scelta la facciamo nel nostro cuore, è questa, la mia scelta, che chissà mai forse possono cambiare anche la nostra vita. Con e benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.